La giunta tecnica dovrebbe essere nominata stasera alle 19 durante il Consiglio Comunale di Scicli. Dopo più di 6 mesi di stasi, oggi potrà essere il giorno decisivo per dare stabilità alla politica in città. Dopo le dimissioni degli assessori, Giallongo e Iurato due giorni fa, e il rifiuto da parte del sindaco 25 dei nomi proposti da PD e UDC, il primo cittadino ha deciso di costituire la giunta con soli professionisti. Ecco i nomi che trapelano. Riconfermati i dimissionari Angelo Giallongo, commercialista, a cui sicuramente saranno consegnate le deleghe al bilancio e i tributi, e Vincenzo Iurato, avvocato, a cui dovrebbero essere ridistribuite le deleghe alla tutela ambientale e alla pubblica istruzione. All'interno della giunta faranno anche parte la dottoressa Lilli Carbone, a cui dovrebbe essere assegnata la delega ai servizi sociali, l'ingegnere Eugenio Celeste e il medico Giuseppe Verdieri, a cui dovrebbe andare la delega allo sviluppo economico. Stamattina, durante la nostra rassegna stampa, è stato contattato telefonicamente in diretta il sindaco Giovanni 25, che si è autosospeso dal Popolo alla Libertà, confermando la costituzione di una giunta tecnica. Finora non siamo riusciti a dare quel giusto taglio alle indicazioni e alle aspettative del territorio. Mi è sembrato logico agire in questo modo, per cui in automatico io dovevo autosostendermi dal PDL. Sarà una giunta formata da gente laboriosa, da gente che vuole lavorare, da gente, io alzo un termine anche, fuori dai partiti.